Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Sto facendo le analisi con i tre analizzatori. Ovviamente questo è l'elettroencefalografo e questi sono altri due analizzatori perché sto attestando alcune mie invenzioni, alcuni circuiti che ho creato perché devono essere tarati per rilevare determinate frequenze del cervello, frequenze che destabilizzano le frequenze armoniche del corpo. Come possiamo vedere, questa è la frequenza dei 50 Hz e qui adesso la frequenza non c'è. Adesso io collego il cavo, guardate, adesso lo collego solo al dito, vi faccio vedere, eh? Il mio corpo fa da antenna, guardate che cosa succede, subito aumentata, guardate, lo levo, lo metto, è aumentata subito la frequenza 50 Hz. Guardate, questa è la frequenza alternata che praticamente viene sparata sul mio corpo e guardate che cosa succede sull'altro analizzatore, la frequenza dei 50 Hz aumenta. Aspettate che sposto il mouse, vedete che cosa ci abbiamo sul corpo noi? Una frequenza di 50 Hz sparata fissa sul corpo. Molti di noi rilevano i campi elettromagnetici, molti di noi rilevano la narcolessia indotta attraverso un elettroshock in onda convogliata che viene immesso nella rete elettrica nazionale che spara all'interno del nostro corpo e del nostro cervello, creando delle destabilizzazioni fisiologiche. Poi ci sparano le scie chimiche per metterci dei farmaci narcolettici, ipnotici e psicotici, in modo che noi prendiamo i farmaci inconsapevolmente dall'acqua, dal cibo e dall'aria che noi respiriamo. In più ci fanno i test con le armi ad energie dirette, ci sparano addosso tutte le frequenze, le manipolazioni, ci narcotizzano attraverso le radiofrequenze anestetizzanti, in modo che il nostro cervello non ha più nessun tipo di impulso o nessun tipo di sollecitazione a questi attacchi, a queste manipolazioni. Diventiamo dei Manchurian Candidate, dei zombie radiopilotati. È più facile rincoglionire una nazione perché così può essere pilotata meglio. Gli analizzatori stanno funzionando. Guardate, vi faccio vedere quanto è sensibile. Guardate, metto la mano solo sul mouse. Guardate cosa succede. Pensate quanto è sensibile questi analizzatori. Guardate, questo non fa rilevare nessun tipo di alterazione. Invece guardate questo, si vedono tutte le alterazioni. Guardate, levo la mano, vedete? Guardate, metto la mano. Oh, levo la mano. Pensate, eh? Una minima frequenza di un mouse crea già un'alterazione di frequenza all'interno del nostro cervello e a noi ci cambiano delle frequenze all'interno del corpo. Pensate, un'arma che spara un'energia diretta sul nostro corpo, che cosa può creare? A persone che rilevano e che sono ipersensibili ai campi elettromagnetici. Vi faccio vedere l'analizzatore dell'elettroencefalografo, sto facendo un'analisi con un elettroencefalografo. Adesso cerchiamo di effettuare il test della meditazione. Avete visto il test della meditazione? Sembra che ha funzionato. Vedete? Io stavo cercando di rilassarmi e la frequenza della meditazione si è alzata. E queste frequenze nel mio cervello sembrano in questo momento essere normali. Adesso facciamo l'analisi dell'attenzione. Leggerò con la mente delle scritte che stanno sopra il monitor e vediamo che cosa succede.
Vedete? La frequenza dell'attenzione si è alzata, però insieme all'attenzione si alza sempre la meditazione, come se vogliono addormentarci mentre noi stiamo ragionando, in modo che perdiamo la memoria temporanea, perché dormiamo. Ci simulano la narcolessia diretta nel cervello. O ci simula uno stato di ipnosi o uno stato di sonnambulismo. E questo si chiama narcolessia. È come se noi viviamo in un sogno ad occhi aperti o in un incubo ad occhi aperti. Qui vediamo le frequenze dei 50 Hz sempre che sparano. Ovviamente ci stanno molte altre frequenze. Qui ci stanno le radiofrequenze. Dei ripetitori delle antenne, ripetitori delle televisioni, ripetitori di tutti i segnali digitali, però la frequenza purtroppo più forte è la frequenza di 50 Hz. Se stavamo nei Stati Uniti in America, la frequenza non era 50 Hz, ma era praticamente 60 Hz. Guardate, adesso stacco l'analizzatore dal mio collegamento sulla testa, vedete? Guardate. Sparisce la frequenza perché è il nostro corpo che fa d'antenna, i nostri centri nervosi che vengono sollecitati a una sorta di elettroshock continuo. Ecco perché io do sempre il consiglio di dormire su un prato, perché non c'è la frequenza dei 50 Hz sul prato. Lasciate i cellulari dentro casa. E perlomeno si stabilizzano alcune frequenze elettromagnetiche o frequenze in corrente continua del vostro cervello per la stabilità delle frequenze fisiologiche. Facciamo un'analisi con il. Aspettate. Ecco fatto. Facciamo una prova per vedere la mia temperatura della testa. Guardate, ho sempre le tempie bollenti, ho sempre gli occhi bollenti. Ora rifaccio un'altra volta l'analisi della temperatura. Vedete, sì? Lo vedete? Guardate, guardate, 7 e 3. Sempre questa temperatura anomala, sempre alta in testa, perché le frequenze a microonde, le frequenze dei campi elettromagnetici, surriscaldano il mio cervello, purtroppo. E io devo stare per forza con le finestre aperte, devo stare per forza in luoghi freschi, perché sennò li surriscaldano il mio corpo. Tanto se poi le vittime del controllo rurale si sentono male, gli prende un infarto, gli prende un'ischemia cerebrale, un neurisma, una trombosi, oppure gli prendono delle leucemie o tumori, emorragie cerebrali a causa di queste radiazioni, diranno che sono incidenti, diranno che sono patologie di normale routine, e il giochetto è fatto, capito? Tanto la vittima del controllo rurale, tanto la cavia che viene collegata con questi sistemi, risulta una pazza, uno schizofrenico, un pazzo, uno schizofrenico, un malato di mente. Voglio ricordare che in Italia ci sono milioni di persone collegate con questi sistemi e che stanno sotto una sorta di blocco cerebrale, cioè perdono la sensibilità delle frequenze cerebrali ad interagire con questo sistema. Noi che siamo ipersensibili ai campi elettromagnetici e che rileviamo queste frequenze, purtroppo abbiamo gravissimi disturbi e anomalie. E questi sperimentatori collaudatori dell'ESS
effettuano analisi e sperimentazioni sul nostro corpo. E questo è il loro scopo. E guadagnano 38.000 euro al mese, 8.000 euro da ufficiali medici o ufficiali paramilitari medici e 30.000 euro in busta, in nero, perché non possono dichiarare che guadagnano tutti questi soldi. Perché molte persone su internet ho sentito pagano il gelato a delle vecchiette per venirci dietro e farci la linguaccia, farci la pernacchia oppure per guardarci. Dei bambini piccoli si avvicinano vicino a noi, sono dei stalker, dei gruppi di stalker a cui i bambini gli regalano le lecca-lecche. Secondo voi, la tecnologia bellica e militare o una tecnologia in alta tecnologia satellitare con arma di energia diretta satellitare che può colpire qualunque persona nell'area europea, che costa solo per l'Italia oltre 100 miliardi di euro di tecnologia per lo spionaggio, il controllo delle masse, la manipolazione delle masse, a queste persone che lavorano con questi gli regalano il gelato, le lecca-lecche e le caramelle. Bah! Pensate un po', eh? A Roma c'è una società che progetta software e collauda tecnologie militari. Lo sapete quanto guadagna questa società l'anno? Fattura 40 miliardi di euro l'anno, non le lecca-lecche, i gelati. Sentito bene? Perché molte persone ancora non hanno capito che la manipolazione cerebrale è cambiare la realtà cosciente e far credere una realtà distorta. Se te trovi che l'antenna sta su una caserma, loro ti faranno credere che quell'antenna non sta sulla caserma, ma che l'antenna magari sta, che ne so, ti faccio un esempio, al Vaticano. Perché devono cambiare i vostri ragionamenti. E questo è lo scopo di questa tecnologia, modificare la realtà, creare la destabilizzazione cerebrale per farci sembrare dei pazzi, dei malati di mente, dei schizofrenici. Amici, se volete testimoniare sulla mia radio web Emiliano Babilonia Spreaker, contattatemi. Vittime del controllo neurale @gmail.com. Se volete collaborare con noi, da ricercatori, tecnici e scientifici, non fate come altri ricercatori che ci hanno mandato delle registrazioni e siamo stati una settimana a sentire queste registrazioni e dicevano che si sentivano delle voci di sottofondo e che avevano registrato le voci degli attacchi neurali e dei lavaggi del cervello che vengono effettuati attraverso le armi infrasoniche. Non si possono registrare con semplici registratori o con semplici microfoni. Ci hanno fatto perdere una settimana e non abbiamo sentito nulla. Noi abbiamo analizzatori di spettro, analizzatori audio, niente, non c'era niente, erano solo dei rumori di fondo che sembravano che si poteva sentire una sorta di parola, ma in realtà era solo una suggestione. Un'allucinazione, diciamo, un miraggio del cervello oppure attraverso il suono. E purtroppo le persone ancora credono agli asini che volano, ancora le persone ci chiamano. Io ho fatto la nuova denuncia, ho denunciato gli asini che volano. Ma chi te l'ha detto? I manipolatori, i torturatori che gli asini volano. E noi gli diciamo: non credete a queste persone, fate finta di niente. Non dovete seguire queste voci, perché un indomani, quando le voci non le avrete più nel vostro cervello, questi vi manovreranno o vi piloteranno attraverso il comando deduzionale. E voi pensate che è il vostro pensiero che sta pensando di farvi fare quella cosa? Appunto, si chiama Manchurian Candidate. La persona deve fare una determinata cosa e si deve dimenticare quello che ha fatto, perché quella cosa non la fai quando sei sveglio, ma la fai quando stai dormendo. Un saluto a tutti, amici di Emiliano Babilonia.